Buongiorno, allora, oggi mi sono svegliato relativamente presto, sono le 7:20 di mattina e mi attende una bella camminatina di un'ora circa. Perché? Perché oggi è un giorno importante, infatti finalmente andrò a prendere il camper, quindi let's go! Nel mentre ci prendiamo anche un bel caffè, però è importantissimo per svegliarsi. Ho dormito un po' maluccio, ero agitato, non vedevo l'ora di prendere il camper. Vabbè, via! Niente, sto tornando a casa perché ho dimenticato il passaporto. Ho già fatto il check-in online, quindi non dovrebbe servire, però visto che la strada non è poca, preferisco portarmelo dietro, quindi torniamo a prenderlo. Allora, passaporto preso. Nel mentre che rifaccio questo pezzo di strada, parliamo un pochino del noleggio camper e del camper che abbiamo preso. Allora, innanzitutto noi ci siamo affidati a un servizio che si chiama Rat Pack Travel, con cui mi sono trovato davvero bene, se il camper c'è, altrimenti malissimo. Sostanzialmente loro sono dei broker che si occupano di trovarti la migliore offerta e di trattare per te. Tra l'altro, essendo broker, hanno anche delle tariffe speciali. Offrono questo servizio per tutti i tipi di camper e in Australia e Nuova Zelanda. Infatti, se c'è, ok? E andremo poi in Nuova Zelanda, ci affideremo sicuramente ancora a loro. Costi. Noi abbiamo pagato per 2 mesi di noleggio circa $18.000 australiani, ovvero 12.000 euro. Questa tariffa comprende anche la full insurance, quindi siamo coperti completamente in ogni caso di danno, e comunque si parla in 2 mesi di più o meno un 3.000 euro nel totale del noleggio, quindi un buon 25% è questa full insurance, che però oltre ad avere la copertura ci dava anche dei benefici, tipo la bombola del gas piena, tutto il set da campeggio, quindi tavolo, barbecue, sedie, seggiolino per la bambina e quant'altro. Quindi, a parte l'essere tranquilli per l'assicurazione, poi comunque ci evita di dover comprare o comunque affittare del materiale, che poi diciamo se lo compri viene un po' perso, no? Perché non è che puoi portartelo dietro. Comunque, come tipologia di camper abbiamo preso uno abbastanza grosso, cioè il più grosso che c'era, è un 7,70 m con 4 posti letto, WC e insomma tutto il necessario per stare in camper 2 mesi. Bello grande. L'unica pecca è che non è 4x4 e guardando un pochino vari parchi, varie strade che si possono fare qua in Australia, il 4x4 è richiesto. Vedremo magari se in una seconda parte magari prenderemo un camper 4x4 oppure compreremo un SUV 4x4, adesso vedremo. E niente, quindi adesso ci dirigiamo al noleggio camper, che è stato fatto con Apollo Rentals, una compagnia australiana, e niente, speriamo che vada tutto bene. Visto che siamo un po' in anticipo, colazione da Mac, hash brown e Sausage and Egg McMuffin Double con un bel cafferino. Dopo 45 minuti di camminata e colazione siamo arrivati al pick up point. Sono arrivato al pick up point di Apollo. Le ragazze stanno ancora dormendo, conoscendole, e niente, non so perché stamattina mi sono messo la camicia, onestamente
A parte che non è da me. Boh, si vede che ero addormentato, l'ho tirata su e basta. Però adesso fa un caldo atroce. Sto morendo, quindi. Fa caldo e non sono nemmeno le 9, quindi sarà una gran bella giornata. Teoricamente adesso prendo il camper, recupero le ragazze a casa, carichiamo, facciamo la spesa e andiamo verso le Blue Mountain. Si trovano più o meno 2 ore da Sydney e probabilmente ci staremo un paio di giorni, faremo qualche escursione, consci che là farà freddo, però se non le vediamo adesso, più avanti sarà inverno inoltrato, quindi sarà peggio. E niente, dai, adesso intanto là si scorge già qualche campe e scopriamo cosa c'è in serbo per noi. Arrivati. Qua si vedono i camper. Ce la siamo. Per i One Bay Road, Sydney. Stiamo ammazzando. Ah, teoricamente il nostro dovrebbe essere uno di quelli là grossi. Col letto anche sopra. Comunque ci sono due bei camper. Dovrebbe essere una roba tipo questa, forse anche più grande, perché questo qua non mi sembra 7,70 m, però magari è una dimensione, ma mi sa che è questo. Cazzo, bello grosso. Niente, ora dobbiamo aspettare le 9, quindi manca ancora qualche minuto. Intanto mi guardo i camper e vediamo poi cosa ci danno. Allora, la puntualità non è australiana, perché ieri il coach è arrivato tardi alla lezione e adesso sono già passate le 9 e qui il cancello è ancora chiuso. Tra l'altro noto dalla GoPro che forse dovrei tagliare i capelli, quasi quasi mi faccio un taglio all'australiana, cosa dite? Cappello lungo dietro, rasato di lato, ci sta, la Fede sarà contenta, con un bel baffetto. Tanto attendiamo che aprono. Raga, hanno aperto, entriamo. Mi hanno accolto, mi hanno fatto gentilmente accomodare in questa sala d'attesa gigantesca e adesso preparano i documenti e tutto. Ho già fatto il check-in online, quindi teoricamente dovrebbe essere tutto pronto, faranno solo la verifica dei documenti, quindi attendiamo. Allora, ultimamente con le compagnie in generale sono un po' sfortunato, perché la prenotazione del mio volo per il Giappone con Etihad era andata male perché c'era stato un aggiornamento di sistema e quindi vabbè, sto ancora aspettando i 2000 euro dopo 2 mesi. Qua non riescono ancora a darmi il camper dopo mezz'ora abbondante perché hanno fatto un aggiornamento di sistema, quindi non riescono a darmi il camper. Però buone notizie. Ce ne hanno dato uno ancora più grosso, più bello, perché era disponibile, quindi per 2 mesi ci avremo quello, allo stesso costo. E niente, adesso aspettiamo un pochino. Ho avuto una brutta notizia, nel senso che mi hanno spiegato un po' come funziona la parte di energia del camper e mi hanno detto che praticamente le batterie non si ricaricano con l'alternatore, che è una cosa molto brutta, perché se la potenza dei pannelli solari non è sufficiente, cosa che immagino, ci servirà praticamente collegarci alla rete pubblica, ovvero ai campeggi, ed è una cosa che vorrei non fare. Comunque adesso vediamo un pochino. Bene ragazzi, piano prova. Come sospettavo, tra virgolette, dicono che c'è un upgrade, quindi che mi hanno dato questo al posto di questo. Vabbè, tant'è, chi se ne frega. Questo qua dovrebbe essere un 6 posti letto, mentre quello lì era un 4 posti letto, quindi adesso vediamo un pochino e sarà simpatico da guidare. Salito sul camper, sicuramente spaziosissimo rispetto a quello che avevamo in America di Red Surfer, proprio tutta un'altra storia. Facciamoci un tour, dai. Allora, intanto posto di guida sulla destra, qua abbiamo il letto.
della Kami. Vabbè, ve lo faccio vedere così poi lo vedremo meglio. Zona cucina, giorno, ok. Qua uno sportello rotto che adesso mi sistemeranno. Sportelli. Mi preoccupa un po' la questione batteria, però vabbè. Qua abbiamo, cosa abbiamo qua? Il water, direi bello grosso, ok, con lavandina. E qua abbiamo la doccia umana, direi che posso lavarmici anch'io. Qua abbiamo invece il soggiorno con TV. Sembrerebbe tutto molto comodo. Adesso non ho capito bene dove dormiremo. E allora, credo che la Cami e la Fede dormiranno qua sopra, mentre io dormirò qua. Ok, molto probabilmente questo qua a una certa lo faremo, lo lasceremo sempre fatto, che è il mio letto. Ok. E no, dai, sembra un bel camper. Dai, se mi sistemano tutto, possiamo partire. L'aria condizionata può essere usata solamente con la corrente pubblica attaccata. La corrente attaccata. Vabbè. Niente. Adesso ho smanetto un po' il pannello di controllo. Quindi da sopra guardi le stelle? Sì. Questo qua è il tuo lettino, ce lo fai vedere? Che bello. Wow. La sua posso vedere le tantissime stelle, la là? Ma è fantastico. La sala. Quindi? Quindi grande, è bello. Grande e bello. Direi di sì, direi... Adesso direzioni Blue Mountains. Sì, prima andiamo a fare la spesa però. Sì. Magari e cerchiamo di sistemare. Usciamo dal traffico. E cerchiamo di sistemare un attimo. E adesso vediamo se non cade la scala. No, se non cade la Camilla, vediamo. Non se non cade la scala adesso. Prima sosta, prima di raggiungere le Blue Mountains, quindi entrare nella natura, negozio di... camping! Andiamo a vedere se c'è qualcosa che ci può servire. Eccolo lì! Anaconda. Ha un po' di tutto, credo. No, no, adesso scendo. Qua è tutto per pesca, oh. Vediamo un pochino cosa c'è. Wow, per gli amanti della pesca, canne. Abbiamo invece una tavola per fare paddle. Va bene, vediamo un po' cosa c'è, ragazzi. Facciamo un giretto qua dentro, magari troviamo qualcosa di interessante per... la vita all'avventura per tanto il papà sta uccidendo la Cami. Vai. Siamo usciti non a mani vuote. Ecco qua cosa abbiamo comprato. Abbiamo acquistato aspettate che stiamo attraversando. Ok, andiamo Cami. Allora, abbiamo acquistato questo carrellino che serve per spingere la Cami e per metterci anche varie robe per abbandonare. Utilizzatissimo in Giappone, sì. E anche qua in Australia. Così abbandoniamo forse il passeggino della Cami che è rotto. Ed era super scontato, l'abbiamo pagato 50 euro. Sì. Super scontato, dovevamo far spazio. E poi vabbè, altre due cavolatine le abbiamo trovate come sempre. Adesso invece andiamo a cercare un supermercato per la nostra prima spesa. Vediamo se qui prima di arrivare alle Blue Mountain c'è qualcosa. Andiamo! Questo è proprio in salita. Carrellino montato. Top.
50 euro spesi benissimo. Cali, come stai? Adesso dobbiamo andare a tirare sul cestino. Cali, come stai? Vabbè, va bene. Allora, siamo arrivati a Katumba. Adesso, prima di vedere il centro che sembra carino, andiamo però a fare la spesa. Nel mentre c'è già stato ovviamente un inconveniente, ma era normale. Piccolo danno. Piccolo danno. Il camper a quanto pare è veramente grande. Parcheggiare all'interno del supermercato era quasi impossibile, non c'era né posto, non si poteva passare. Quasi impossibile. Sì, era difficile, non si poteva passare. Quindi Lorenzo ha detto parcheggio in strada. Bene. Allora, là c'è il cestino che ha fatto fuori. Adesso lo andiamo a raccogliere. Intanto mi sa quanto ha lanciato. Ah, bravo, bravo. Esatto. Quindi, che danno adesso. Quindi, ha fatto vedere il cestino, ma soprattutto... Ma no, è impossibile. Ma... No, no, troppo in alto lì. No, vabbè, comunque ha fatto l'angolo dietro del camper con questo palo. Per fortuna c'era la plasticona, si è solo un po' staccata la plastica, teoricamente. Poi vediamo di sistemarla. Va bene, adesso andiamo a fare la spesa intanto. Ce la possiamo fare oggi, eh? Va nel mentre. Beh. Ci si allena. Bravo, un po' di glutei. Allora, Cami. Cami è comodissimo per lei. Comodo, vero? Una tana. Yam. Amore, non so dove arrivo. Siamo fermati un attimo al supermercato per comprare un sandwich in modo tale da visitare il centro di Katumba senza spostare il camper e poi dopo invece ci muoviamo. Sembra già molto carino il centro, ci sono un po' di negozietti, di ristorantini, bar, ed è, diciamo, di solito preso come punto di partenza per visitare le Blue Mountains, che sono praticamente qua, quindi noi ci siamo. Come va? Bene. Questo è il centro intanto. Abbiamo il nostro carrellino. Sembra essere quasi tutto chiuso comunque. Sono le due. Non si sa perché. Ah, le due chiudono? Va bene, chiudono alle due anche i bar, ma possibile? Ragazzi, un po' di antiquariato, un po' vintage. Wow, dolci, le brioche, torte. Tutto aperto. Sembra comunque di stare un po' in America, eh? Sì, no? Mi ricorda un po' paesini. Un po' Aspen, un po'... Sì, un po' quei paesini lì. Carino, dai. Non siamo potuti andare negli Stati Uniti, ma il senso più o meno è quello anche qua. C'è anche un Domino's. Tanti, tanti negozi di tipo antiquariato. Anche. L'ufficio postale di Katumba trasformato in un negozio di antiquariato. Ce ne sono veramente tanti. E noi siamo arrivati alla fine della strada principale. Nel mentre ci siamo mangiati i nostri sandwich presi al supermercato. Eccoci, siamo arrivati all'Eco Point, punto panoramico subito
praticamente alla fine di Katumba. Quindi abbiamo parcheggiato il nostro camper, quei parcheggi ci sono costati $8 australiani per un'ora, poi scade, non si è capito se è così per tutta la giornata oppure veramente costa $8, allora nel caso sarebbe una cosa improponibile, però da qui facilmente dal parcheggio si raggiunge il punto panoramico, c'è anche l'info point. Ora scendiamo e vi faccio vedere cosa si vede meglio. Da questo point, punto di osservazione, c'è, come vi dicevo, il visitor center subito lì e poi partono anche due percorsi, il Three Sisters Walk e il Giant Stairway, dove nel primo praticamente è un percorso di un chilometro e invece l'altro percorso sono 998 scalini da fare. Adesso è un po' tardino in realtà, più che altro perché il sole tramonta abbastanza presto, è già, saranno già le 2:30, credo, 2:30, 3, quindi valutiamo come muoverci adesso e capire se riusciamo già oggi a fare una camminata oppure se cercare una sistemazione per la notte, sistemare tutto quello che abbiamo in camper, che non ve lo voglio neanche dire cosa abbiamo in mezzo ai piedi, ok? E poi fare tutto domani. Però adesso voglio portarvi al punto panoramico. È meraviglioso già. Si vedono tutte le Blue Mountains. Eccoci qui. E continua, andiamo a vedere di qua. C'è la panicola. Continua anche di qua. Wow. Bello, Sì. Distese di eucalipto. Alberi, alberi di eucalipto. Mamma, giù perché non ci sono le case? E si vedono anche da qui le Three Sisters. Eccole lì, le tre formazioni rocciose, dove si può raggiungere, si possono raggiungere anche tramite il percorso. La leggenda vuole che praticamente quelle tre rocce siano in realtà le tre figlie di un capo di una tribù nativa aborigena che non voleva dare le proprie figlie in sposa a degli uomini di un'altra tribù e quindi fece questo sortilegio per fare trasformare praticamente in rocce. Ma alla fine morì e non riuscì quindi più a distruggere il sortilegio e le figlie rimasero delle rocce. Questa è un po' la leggenda su queste formazioni rocciose. È bellissimo. Devono essere poi spettacolari vederle la mattina presto perché si crea una strana, diciamo, combinazione naturale. Praticamente, siccome le Blue Mountains sono ricche di questi alberi di eucalipto che rilasciano il loro olio, la mattina presto vanno a creare questa specie di fuliggine. Non ci credo. È chiuso. Cioè, siamo arrivati qui ed è chiuso. Sono le 4 già? Sì. Fosse prima io. Faccio una mappa e mezzo. Quindi ci ha detto, chiuso, ti do la mappa, ciao. Ah, le ho chiesto io la mappa. Ah, te l'ho mandata. Una lanciata. La prima fase 2. Ok, allora il visitor center è dalle 9 alle 4, sono alle 4 adesso, ciao, chiuso. Bene, ha chiuso Cami, non si può entrare, chiuso. Va bene, vi stavo dicendo la bellezza della mattina, perché l'olio rilasciato dagli eucalipti, che creano appunto queste Blue Mountains, insieme a condizioni climatiche, vanno a creare una specie di nebbiolina blu, che conferisce questo nome alle Blue Mountains. Bene. Adesso andiamo a vedere le Three Sisters. Sì, le Three Sisters è un chilometro di percorso. 400 metri. Ah, 400, però io avevo letto un chilometro tutto. Ma quello sotto un chilometro. Quindi non andiamo sotto? Tanto andiamo a quello lì. Vabbè.
Ok, quindi qua partono i vari percorsi, i vari trail per arrivare al Three Sisters, in realtà al ponte, 400 metri, 20 minuti, ce la facciamo, moderato, facile. Poi si arriva anche alla cascata, gli scalini, sono 998 scalini, e poi c'è anche quello da un chilometro e mezzo, da un chilometro che dura un'ora e mezza, ma non lo facciamo. Faccio il cordo e la funivia. Sisters Giant Stairway, aperti ufficialmente da questo Stevens 1932, ottobre 1932. Ecco qua, questo è un altro punto. Siamo sopra le tre sorelle, qua si vede la prima, eccola qua, e qua tutte le diamanti, il loro splendore. Ma adesso continuiamo il percorso e si scende ancora di più. Andiamo. Qua parte invece i Giant Stairway, 998 gradini per scendere fin sotto. Noi non li faremo tutti anche perché sono ripidissimi, con la cavi, con le ciabatte pure. Organizzazione top, andiamo. Però che vista! Andiamo. Ecco qua. La prima delle Three Sisters, sempre più vicino, ragazzi. Siamo arrivati, eh. Scendiamo, ultimi gradini, per arrivare vicinissimi. Attenzione, speriamo di non cadere. Arriviamo, eh. Ok, ci siamo. Siamo al... Ah, ma è chiuso, non si può arrivare fino a lì. Siamo all'Honey Bridge. Honeymoon Bridge, eccolo qua. Ah, in realtà il ponte è chiuso, eh? Non si può arrivare fino a lì. Eccolo qua però. Bellissimo. E dietro sempre le montagne. Il sole ormai sta calando, sta tramontando. Questo diventerà il nostro spot per questa notte. E ora mi vado a godere un po' il tramonto. Ci hanno consigliato di andare nel campground per gli allacciamenti elettrici, però oltre a non aver trovato posto da una ricerca molto veloce, ho anche appurato che molti non hanno gli allacciamenti elettrici, quindi testeremo la batteria, se dura, quanto dura e basta. Vediamo un pochino. Intanto il tramonto è bellissimo. Super tramonto. Cielo plumbeo. Purtroppo sono solo le 5 e mezza, però lo spettacolo è incredibile. Wow. E visto la posizione, questa notte mi divertirò con qualche bella foto alle stelle. Sembra proprio una location perfetta. Thank you.
Eccoci, la prima cena. Prima cena in camper. Com'è, Cami? Sassicette. Con la maglietta al contrario. Sassicette come sono? Insalata per una cena veloce. Com'è, amore? Sono buone? Allora, domani vi facciamo vedere con calma il camper dentro. L'hai già fatto vedere tu oggi? Un pochino, sì, vabbè, poi facciamo vedere. Domani facciamo vedere. Abbiamo sistemato più o meno tutto. Siamo in libera. Siamo in stasera. E avete visto le salsicette? Vedete? Sì. Siamo nel parcheggio dell'Eco Point. Si poteva stare, boh, sì, chi lo sa. Noi testeremo. Ci siamo rimasti. Buon appetito. Buon appetito. Primo giorno di, di camper andato. Andiamo. Saluta, Cami. Buon appetito. Di buon appetito. Andiamo.